E ora l'ambiente, nuovo allarme di Papa Francesco che avrebbe pronta la sua terza enciclica dedicata stavolta alla fratellanza umana nell'era del post-Covid. Enzo Romeo. L'annuncio ufficioso è stato dato casualmente qualche giorno fa nel corso di un incontro a Greccio dal vescovo di Rieti, Domenico Pompili, ex portavoce della CEI e buon amico di Bergoglio. Papa Francesco avrebbe pronta la sua terza enciclica dedicata questa volta alla fratellanza umana, tema a lui molto caro. Nel febbraio 2019 ha firmato solennemente un documento su questo tema ad Abu Dhabi insieme all'imam di Al-Azhar. Come data per la nuova enciclica si parla del prossimo 4 ottobre, festa di San Francesco, stesso giorno in cui 5 anni fa uscì la Laudato Si. Il pontefice parlerà dei cambiamenti necessari al mondo del post-Covid, della necessità di rivedere l'organizzazione sociale e produttiva facendosi carico gli uni degli altri e di salvaguardare il creato, altro tema che considera connesso alla pandemia. Esprimendolos. Stiamo spremendo il pianeta come se fosse un'arancia, dice Francesco nel video diffuso oggi alla vigilia della giornata di preghiera ecumenica per la Terra. Chi pagherà questo debito ecologico, si chiede Francesco. Basta col saccheggio delle multinazionali, è tempo di equità e condivisione. Il CDA di Tim ha dato il via libera a due operazioni che sono il primo passo verso l'arrivo.